Benvenuti e bentornati su Monster Hunter Rise Sunbreak. Eccoci qua con un altro episodio. Allora andiamo avanti, proseguiamo. Siamo arrivati alla missione urgente. Tra l'altro mi ha sbloccato anche la missione urgente per quanto riguarda la cosa di Kamura, il villaggio di Kamura. C'è questa bestiola che sarebbe da fare, però vedremo se farlo oppure no. Intanto andiamo al raduno dei Kuro. Cos'è, una nuova tendenza di moda con i Maranza? E... no, portiamo con noi seguaci, lui, bah, cambiamo, portiamo lui magari. No, no, Luccica ci piace, Luccica. Mangiare abbiamo già mangiato, è che non ci ha dato particolari abilità, devo dire. Andiamo a vedere questa nuova bestiola. Vediamo un po' questa nuova bestiola, il Lunagaron, che tra l'altro abbiamo già fatto. Quindi che due palle. Anzi, che cazzo faccio? Scusa. Prendi tutto quello che puoi, vai. Magari cercherò di farlo più velocemente possibile, così da non... nada, che tristezza. Ma non c'è niente. Non c'è... non ci sono spiruccelli, non c'è niente, mi sa, eh. C'è qualcosa che non quadra. O c'è qualche quadra che non cosa. Attenzione. Attenzione. In alto ci sono le luccioline, che sono i Kurio. Vediamo un pochino, magari una sorpresa ci attende. Invece che Lunagaron sbuca fuori qualcosa, anche perché hanno parlato di una bestia particolare. Attenzione, attenzione. Uno zinogre per terra. È vivo Lunagaron? Oppure è morto? Attenzione. Andiamo. È strano. Molto strano. Minchia, molto resistente, però lo vedo molto... molto tranquillo, devo dire. Possibile? Basta fare zigzag, però. Scusami. Aia. Piano, piano. Ah, cazzo, non ho niente da prendere. Stavo dicendo, vado a prendere un insetto filo, invece. Un filo insetto. Invece no, non vado a prendere una merita ceppa. Per me fa un po' schioppa questo. Aia, vaffanculo, va. Vabbè. Ho usato una pozione a Katsum. Attenzione, si è trasformato. Bellissimo, strabello quando si trasforma. Dove vai? Via qua. La coda. Olè, attenzione. Non vedo niente, non vedo nada. Chi la viene qua, per favore? Non capisco sta battaglia qua, cazzo, un decane. Vaffanculo, Lunagaron di merda.
Vieni qua, porca di quella puttana che ancora... Non mi convince, è tutto strano qua, è tutto strano. Non lo so, non lo so. Allora, qua Luna Garon è diventato una specie di mannaro, perché come potete vedere si è inzombito, diciamo così. O almeno sembra a me, perché non era così rosa. Così roseo, con quegli artigli giganteschi. Luchka, vieni su, dai, che sei sempre te che va per terra, su. Una botte d'acqua, via qua, madonna mia, cos'è? No, va a fare in culo. Con quelle forbici cos'è diventato? Jack lo squartatore? Oddio. O Edward mani di forbici, perché... Sentite lo sforbiciare delle unghie. Sta che è ignorante come la merda. Cioè, è ignorante veramente. Aia, vaffanculo. Brava Luchka, brava Luchka. Oddio. Prendi il residuo, per favore. Madonna mia, quante bombe in faccia. Dai, quando arriva il bestione che stiamo aspettando tutti di vedere, dai. Trasformato. Adesso è arrabbiatissimo. Bellissimo però, sta versione. Devo dire. Oddio. Ve l'avrò fatta abbastanza lunga, perché sennò... abbastanza lunga. Ve l'avrò fatta abbastanza breve, avrò tagliato un pochino, perché sennò qua ci mettiamo un anno e mezzo per fare tutto, va. Anche perché vedo che dai, la serie Monster Hunter inizia a non portare più a nessuno, così almeno cerco di velocizzare tutto. Se la finiamo e buonanotte. Sì, se la finiamo, perché la Kamura in teoria sta andando avanti con le missioni urgenti. Porca putena. Quindi dai, magari vi taglio anche adesso, siamo all'iconcina blu. Vediamo quando l'abbiamo sconfitto che cazzo succede. Ero rotto cazzo. Olè, siamo andati a sconfiggerlo. Vediamo un pochino. Ok, quindi Kuro, diciamo, l'hanno potenziato. Perché adesso che se non sono andati, diciamo, è diventato normale, è tornato il corpo. Spero che tutto quanto intorno a noi sia morto. Non ci sia più nessun essere vivente. A parte le piante. Vediamo un po'. Ma gli zoccoli? Daichi より深淵の悪魔が現れる。深淵の悪魔は国を喰らい、人々の魂はさまよえる炎となる。 さまよえる炎は深淵の悪魔の煮えとなって闇に帰る。消えては結び帰るべきはいずこ。さまよえる炎よ、帰るべき場所を見つけたか。 Quindi le fiamme vaganti sarebbero i Curio? Attenzione. Vediamo un po', dai. Chi arriva al porto? L'ammiraglio con tutta la troupe? A quanto pare. Però spettacolo, creano un'atmosfera... Tadori-dono, kore wa ittai? Kisou-honno desu. Kanomono-tachi wa... 帰るべき場所を見つけた。基礎本能。まさか。Mica comunque con tutto quello zaino, cazzo.
attenzione, attenzione. Il molo non sembra tanto sicuro, comunque. Bene, si è creata un'altra voragine. Non doveva essere il malzeno a fare quelle voragini? Vediamo un po'. Sarà figo il bestione? Run! Cos'è, signora degli anelli? Oh là là, sembra interessante. Bello! Eppure. Attenzione, altri galeoni. Che cazzo di... Mirello Gallus. Cos'è, tre navi in una? Ha sbagliato il progetto, ne hanno incastonate tre facendone una. Che bello! Coizza de kai! Torikaji! Cioè, vogliono infilzarlo? Sapete che dietro di lui c'è un buco, vero? Comunque, emerso così, dal sottosuolo, dal mare, eccetera, sembra un pochino il kaiju di Pacific Rim, film. Fighissimo. Ci assomiglia anche, potrebbe esserlo benissimo. Attenzione, Luchka! Mamma mia! Gekiryusou! 1-2! Gekiryusou! 1-2! Sonae! Uti! Yoshi! Eh no, mi sa di no. Madamada! Ma anche questo cos'è? Tipo il signore degli anelli. Dai, in teoria lo Hobbit, dai. Quando Smaug viene ferito nel passato, quando attacca Erebor. Attenzione. Asso nella manica. Però... Ma non canterei vittoria. Non ci credo che non lo dobbiamo affrontare noi. Vedete di vedere che state bene, ammiraglio, quindi era questa la nave da caccia che è stata fatta costruire nella capitale? Sì, grazie all'aiuto di Camore siamo riusciti a fare in tempo, apprezziamo molto il suo aiuto, ammiraglio. Ma sono confusa, che diamine è quello? L'arcidemone degli abissi? Ne abbiamo già parlato, no? Il demone emerge dalle profondità per distruggerci, quindi non è solo una fiaba? Anni fa la gente del regno sentiva dei ruggiti provenire dal sottosuolo. E così ha avuto inizio questa storia. Quando l'ammiraglio era piccolo, la sua casa e quello che oggi chiamiamo cittadella è stata attaccata da un manzeno. La gente sentiva i ruggiti anche allora, giusto ammiraglio? Provenivano dal centro della terra, già. Man mano che il rumore continuava, il manzeno volava sopra il luogo da cui proveniva il rombo. Come se aspettasse qualcosa. Non è mai stato dimostrato alcun legame, ma per me l'arcidemone era reale, nonché collegato con il manzeno. Quando sono diventato ammiraglio l'ho detto a sua maestà e a Bahari e così ho ordinato la costruzione della nave. Aveva ragione stavolta. L'arcidemone degli abissi è finalmente emerso. È quello il nuovo ospite dei Curio? È il vero ospite dei Curio.
Gli eventi recenti hanno dato risposta a molte domande. Per iniziare, i crateri misteriosi non erano stati creati dal Malzeno, ma dall'Arcidemone. Quando il Malzeno, il drago anziano del regno, sente che qualcuno sta invadendo il suo territorio, va a controllare. In pratica era una disputa territoriale e noi siamo stati coinvolti, eppure non hanno iniziato subito a combattere. Vabbè, quello che è. L'arcidemone non è mai stato non è mai emerso prima d'ora, quindi pensavamo che i crateri fossero opera del Malzeno, ma sono un po' troppo enormi, capisco. E i Curio sono stati la stoccata finale dell'arcidemone contro il Malzeno? Sono rimasti a nutrirsi in superficie prima di tornare dal loro vero ospite. Già, ha assorbito tutta l'energia dei Curio, quindi non sappiamo quanto è potente ora. Il regno non è mai stato una minaccia. Non è mai stato una minaccia, è stato quasi spazzato via due volte e il nemico numero uno è stato eliminato. I nostri attacchi ci hanno solo fatto guadagnare tempo, se rimerge siamo spacciati, non dobbiamo farci sopraffare dalla paura. Non abbiamo forse superato l'impossibile, proprio come ha fatto Akamura? Puoi alimentare le fiamme del tuo spirito guerriero ancora una volta per salvare il regno? Sì, cari, sì. Siamo qua per questo, l'arcidemone degli abissi. Il suo nome è stato deciso. Geismar Gargo. Vabbè, quello lì è. Io adesso non... Geis, lo chiameremo, dai. Con il suo aiuto ci occuperemo di questo demone. I paladini incaricati di sostituire l'arcidemone si sono recati lì per assistere noi sulla superficie. Prima di quella creatura troviamo il modo di ritornare in superficie. Dobbiamo portare la nave al cratere e ucciderla. Muoviamoci. Stavolta, per l'ultima volta, distruggeremo l'oscuro male sotto i nostri piedi e riporteremo la luce nel regno. Bene, 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 bene. Ben fatto, sì, ok, dammi il... No, io in realtà volevo parlare con l'ammiraglio che mi dà il buono di Elgado. Andiamo a sentire con la principessa qua. Al cinema degli abissi, quindi dietro tutto questo c'è un demone delle favole. Ma la leggenda narra che quando le persone avranno l'oscurità nel cuore, ritorneranno in superficie per distruggere tutti. Tutti i cavalieri, tutta la squadra di ricerca, tutti coloro che si sono impegnati per proteggere il regno. Nessuno di voi ha l'oscurità nel cuore, niente di più falso. Il regno ha fiducia in voi. I paladini che inseguono l'arcidemone saranno responsabili del collegamento con la superficie. Tu concentrati sullo scontro. Io ho fiducia in voi. So che potrete a termine il vostro dovere e io vi aspetterò al vostro ritorno. Va bene, va bene. Che figo il disegno, molto bello. Prova di coraggio, sì. Andiamo a mangiare, per favore, che non mi sembra il caso di affrontare sta bestiola senza aver cenato, perché mi sembra abbastanza sera. Bene, non ci ha dato un cazzo, a parte difensore. Ma va bene, ce la faremo lo stesso, ce la faremo lo stesso. Abisso profondo, covo delle rovine. Attenzione, attenzione. Ma questa voce soave, di chi sarebbe? Bene, bene. Chissà come sarà, come avrà luogo il combattimento con il boss finale. Si spera, perché in teoria... Sono shirase wa motarasare yo. Ki wa michitari to. Fukaki mono wa kichou ni kotae yo. Bello mezzo rosso. Che figo. Kyou sare shi inochi o kurai. Kyoui wa samasu masute. Tsui ni sono iyou o kengen suru de aro. Sì, comunque è proprio un kaiju. C'è proprio un kaiju di Pacific Rim. Ispiratissimo, penso. Maxa tutto, per favore. Prendiamo tutto. Guarda qua che cazzo c'è. Formicorazza. Io non mi ricordo la formicorazza che fa, però va bene lo stesso. E niente, andiamo, signori, andiamo. Cambia aria. Akuma wa otogi banashi no naka dake de ii.
闇の中でまあそのまま眠れ。Che spettacolo. Segnale ammazza Draghi. Ah, interessante, interessante. Salve caro. Comunque un rettile misto. Mista una talpa. Ste zampe fatte così mi ricordano quelle di una talpa. Comunque. Beh, probabilmente per scavare. Per scavare. Attenzione. Occhio. Madonna, è gigantesco, è enorme, bellissimo. E dietro sembra quelle di una tartaruga, comunque, le strisce a mo' di pinna. E dai, sta fermo, cazzo! Aia, porca miseria. Le cadute è una specie di scaglia rossa dal corpo, cosa potrà mai essere? Non lo so, la vado a prendere? Non ci riesco, però, perché si muove troppo... un bisonte, cazzo. Non lo so, non mi dà la possibilità di capirlo. Comunque è una scaglia rossa. Aia, trambata assurda. Ma come dovremmo fare noi, povere piccole bestie? Piccole formiche. Olè! Vai! Salve, no! Merda, cosa mi sono evitato? Boom, boom! E l'altra zampettina, non gli facciamo niente. Bam, bam. Fatto solletico, li abbiamo fatto. Sta per ritirare. Oddio. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Mi metto qua. Ok. Ok, a culo, eh. A culo. Oddio, che cazzo. Ma si fa del male da solo. Madonna mia. Però attenzione, quanto male gli facciamo. Quando tiene la bocca chiusa è anche carino, dai. Venga qua. Una zampichiura, dai. Parti rotte, va bene. No. No. Madonna. Nella gola. Occhio. Ma no, lasciaci stare. Va bene. Ok, segnale. Tira la leva. Vai, non so da dove arriva. Oh, attiva. Ma dov'è? Oddio. Dimmi, bocca. Che bello. Figata. Muovetevi a ricaricare, va. Oddio. No. Buono. Buccia. Mi piace sto bagaglione. Mi piace molto. Sarebbe bello in mostre così grandi andarci anche sopra. Avere qualche tipo di interazione in stile cavalcatura, però. Per poterci andare sopra e magari prenderli in qualche punto debole. No. Oddio. Ricarica numero 3, bene. Ma possiamo andare oppure... È svenuto? Ma che è successo? Ok. Vado a vedere se è pronto, non ho capito. Però ricarica, ha detto, infatti. Non è pronto. Una scaglia, aspetta, fammi vedere. Permesso. Grazie, no. Spostati. Olè. Scaglia drago abissale. Ok, va bene. Tira, attiva. Muoviti. Boom. Bellissimo. Piaciuto? Lo scherzetto? Boom.
Attenzione. Secondo round. Più incazzato, ovviamente. Puttana Eva, che cazzo gli han tirato. Minchia, c'è ancora vivo. Madada, aizu wa ikiteiru. Suigaki ni mukatte kure. Stai calmo intanto, torna laggiù il sistema, le finiscilo. Oh. Va bene che però. Va bene che ci date una mano, però non. Porca miseria, c'è schifosa. Prendi sto coso, va, che ci dà una mano. Lanterna insetto, salta, Kira, Cristo santo. Va a prendere il fine insetto, per favore. Vai a prendere la lumaca qua. Bellissimo! Che figo! Ma è stupendo. Oddio. Oddio. Aia. È stato un calcio nel culo, in pratica. Che bello sto posto. Aspetta che mi procuro. Boom. Oddio. Prendi questo. Ok. Bene, non l'abbiamo presa neanche una volta la coda, ma porca puttana. Allora, capiamo come fare. Riperde ancora i minerali lì, come cazzo. Fiore, attenta, devi spostare. Vai, vai, vai. Aia, porca miseria. Vomita, vomita, vomita. Cosa vomita? Esplosivo vomita. Bene, bene. Porca puttana. Vieni qua. Occhio. Porca miseria, schifosa. Piano. Piano. Cosa succede? Si è dato una calmata un pochino? Probabile. Ma un pochino, dai. Boom, boom. Cos'è stato quel boom? Recati al punto di consegna? Che cosa vuol dire? Dov'è che dovrei andare, scusami? Ah, ok. Minchia, mi sono cascata in testa, in pratica. Vai, 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 vai. Non dobbiamo farlo salire? Immagino di sì. Dai, 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 raffica, raffica, raffica. Addirittura. Creiamo dei robottoni giganti per combatterli, no? Sì, ma non va giù. È duro, è impestato. Dai, 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 manca quella cosa lì per tirarlo giù. Dai, però. La miseriaccia. Cos'è? Porca troia. Oddio. Ma bellissimo, ma bellissimo. Bellissimo, più del combattimento più bello delle busce dell'Inara. Molto più bello. Molto più bello. No, grazie alla formica non hai perso i sensi. Ah, quindi è quello che ci dà la possibilità di non crepare. Bravissimo Neko, ma togliamoci dalle palle. Ah, quindi la formica lì, la tartaruga, quella lì col formicaio, è questa che ci fa tanta roba.
tantissima roba. È finito. Calmati, calmati, calmati. Ti devi calmare, ciccio. Miseriaccia schifosa. Poi noi abbiamo l'armatura e l'alma del Malzeno, quindi è come se combattesse contro il suo vecchio rivale. Siamo vestiti per bene. Dammi il quadristello. E almeno man mano che ti faccio danni ti posso. Ti posso curare, no? E niente, non riesco. Si muove troppo, si muove. Minchia. Quella coda. Occhio. Lontani, lontani per carità di Dio. Ok. Recati al punto di consegna. Ah, ok, sono le ombre. Cascano qua, cascano. Veloci. Veloci. Su, subito. Ikuto. Dai, 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 dai. Dai, a sto cazzo di aurea che fanno i curio. Olè, è una. Dai. Dai, 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 non facciamo andarlo su. Dirà il cazzo se va su. Attenzione, si è arrabbiato. Si è molto arrabbiato. Via, 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 via. Ammiriamo il fungo nucleare. Bellissimo. Bellissimo. Salve, caro. No, lei. Oh, 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 oh. Meno male che eravamo dietro. Mazzi. Oddio. No, 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 no. No. Tocca andare con Kira perché sennò qua farsi i chilometri. Oh, comunque la mazza draghi anche qua potrebbe arrivare, perché alla fine è sotto, madonna mia. Che cazzo di casino. È un fottuto casino. Aspetta, madonna. Oddio. Attenzione, fa Superman. È finito? Oh, merda. Vai. Boom, boom. Ok, partirotte nel muso, nel muso, nel muso, nel muso. Maledetto bastardo, muori. Vai, vai, anche con questo dobbiamo fargli più danni possibile al muso. È difficile da attaccare quando stai in alto. Dai. Affanculo. Si è arrabbiato. C'è un problema con le balistre, non sono ancora pronte. Quindi, cosa dobbiamo fare noi? Dai, ci provo, però. Di fargli il solletico alla coda. Non posso. Cioè, io gli taglio il pelo alla coda, gli taglio le unghie alla coda, ma più di così. Attenzione! Fiore! La miseria! Cazzo, 2004, le nuvole si aprono. Appariranno le stelle. Vabbè, sì. Dire le tue cose poetiche, io non mi interessa. Vabbè, adesso attacco qui perché sennò il tempo che arriviamo davanti alla faccia non facciamo niente. Intanto però lo prendiamo. Abbadilate sulle zampe. Boom. 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 Olè. Ok, quindi Fiore è un'eroina. Attenzione, ha ripreso a fare Superman. Ancora? O basta? Si è staccato? Bravissimo. No. Questa miseria. Mi sa che fra un po' anche a noi serve tempo per riprenderci. Baby, per favore. Via, lontani. Kira, vieni qua, per favore. Prendi questo, per favore. Prendi questo.
Basta. Ma basta, per tutto sto casino, che palle. Che bimbo brontolone. Ti ha mai cagato nessuno? Nel sottosuolo, perché non sei rimasto lì? Ma guarda te, oh. Questi animali che vogliono migrare. Mamma mia, scena epica, attenzione, a cavallo della nostra Kira. Attenzione, bam! Però l'abbiamo presa. Mi aveva ispirato quel momento molto, molto epico. Metti là, per favore, la cosa qua. Maledetto. Oddio. Che culo. Attenzione. Mamma mia. Muso rotto. Bam. Si getta tra le fauci del mostro. Della bestia. No. D'altra parte era, però vabbè. E dai, porco due. Oddio. Oddio. Delirio. Delirio. Boom. Sconfitto con lo scarano. Mannaggia, oh. Oddio. 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 Si è arrabbiato parecchio. Si è arrabbiato tantissimo. Sì. No. No. Olla! Porca miseria. Yoko michibiki. Warera no michi o terasu. Kiden koso shin no eiyū da. Gaisma ga gorm. Gaisma gorm. Vabbè, quello che è. Nero corno arcidemone. Scaglia drago abissale. Corazza arcidemone. Madonna mia. Ci sta, è gigantesco. Però quanta cazzo di roba. Bene, bene, bene. Beh, un bel bestione. È stata bella come boss fight finale. Speriamo sia la fine di tutto. Cioè almeno della storia un pochino. Perché sennò. Cazzo, è infinito sto gioco. Altro che Starfield, gioco infinito. Altro che Baldur's Gate 3, gioco infinito. Monster Hunter, gioco infinito. Brava Kira, brevissima. Basta sti curi del cazzo. Create un pesticida, figa. Hanno rotto i coglioni. E meno male. Kaeru beki basho. Ushinatta hateka. Piccole sanguisughe volanti. Che cazzo è? La regina, probabilmente. Musubi. Questa qua probabilmente è la loro regina. Andrà a cercare un altro ospite. Olè. Prendiamo tutto. Ringraziamento reale. Abbiamo un po' i festeggiamenti in mezz'ora, merda. Ci ho voluto parecchio. Bruttissima quella nave fatta a tre. È inguardabile. Oh, siamo giunti alla fine, ordunque, ci sono i titoli di coda. Shizuka-da. Konna umi wa hisashiburi da na.
エルガドの明かりが消えている。Ci faranno una sorpresa, dai. Ah, addirittura. Io e Fiore abbiamo fatto tutto, eh. Non prendetevi il merito. Avete fatto un cazzo, avete sparato dei dardi con le balestre. Kaeru beki wa. Oh, ebbene, bene, siamo giunti al termine anche di questa bella storiella di Elgado dell'espansione Soundbreak. È stata carina, è stata carina. Il drago, il mostro finale è stato meraviglioso, meraviglioso. Mi è piaciuto parecchio anche la boss fight, dai, è stata carina, è stata carina. Non è stata difficilissima, devo dire. Così tanto difficoltosa non l'ho trovata. Però ci sta, ci sta. Anche perché avevamo l'aiuto della nostra Fiore, è stata direi abbastanza importante in questa storia. Che dire, signori, Monster Hunter, Monster Hunter. Bellino, bellino, ci sta la storia, ovviamente niente di particolare, il gameplay è sempre la stessa storia. Hanno aggiunto i moveset nuovi nel grado maestro dei mostroni. Ci sta come cosa. Sono stati divertenti, divertenti nel grado maestro. E che dire? Siamo giunti al termine anche di questo. Sembrava infinita, invece siamo giunti al termine. Guardate che tutta la bella gente, anche di Kamura lì dietro. Vediamo l'anziano lì, il capo Hojo, le due gemelle. La cuoca che avevamo a Kamura. Attenzione, ma voi due non eravate sessi opposti, scusatemi, da quello che si capiva. Vabbè, ci sta, sono amici ovviamente, non è che... Quindi vediamo un pochino se c'è qualcos'altro. Andiamo avanti, va, tanto non ci sarà niente di particolare. Vediamo un pochino. Ottimo lavoro, grazie al tuo aiuto il regno è salvo. Anche io desidero esprimere la mia gratitudine. Sono convinto che senza di te non ce l'avremmo fatta. E i curi hanno perso il loro ospite e moriranno lentamente. Almeno credo. Non mi convince del tutto, Bahari. Sono una vera piaga questi curi. Non saremo tranquilli finché non avremo eliminato tutti. Sono d'accordo, insomma, hanno prosciugato la vita di quell'Anjanat. Credo che sia stato... l'innato senso dell'orientamento ad averli resi così aggressivi, ma potrebbe accadere di nuovo. Ho sentito dire che è tutto tranquillo a Kamura, quindi ti chiederei per favore di restare qui al Gado per un po'. Chiedo lo stesso, non c'è niente di più rassicurante che sapere di poter contare sulle tue abilità. Fiore si è innamorata di noi, ovviamente. Va bene, ti inviteremo fuori a cena. Rimani magnifico, infatti. No, vabbè, nel senso di rimanere in loco. Ti siamo profondamente debitori. Credo che Sheik abbia delle nuove missioni da affidarti. Non preoccuparti, baderemo noi ai Kuro. E con la squadra Elgado il regno non è mai stato più sicuro. Ok, ebbene. Abbiamo finito anche questa bellissima storia. Fammi vedere un pochino. Andiamo a vedere un pochino che cazzo si è sbloccato. Perfetto, è passato a 10. Ok, ovviamente anche qua ci sono i gradi che arrivano fino all'infinito. Va bene, ho capito. Funziona come grado cacciatore, completato più missioni, il tuo grado aumenterà. Continua a volare, l'audace che ha salvato Kamura e Rin. Non vediamo l'ora di uscire. Va bene. No, qua abbiamo la missione urgente, però è di Kamura. Vediamo un pochino. Niente di nuovo? Che peccato. Che peccato. Niente di nuovo. Beh. Missione di collaborazione. Cos'è che abbiamo? Ah, interessante.
interessante. Va bene. Andiamo a vedere l'armatura per curiosità del nostro bestione. Un paio di consigli per fortuna. No, non ci interessa, lo sappiamo già. Armature, vediamo un pochino dell'arcidemone. Però, a parte l'elmo, che a me non mi fanno impazzire queste cose, che devi diventare un mezzo alieno. Però è figo. Però è figa, sì. Molto bella, 126 di difesa. Difesa dall'acqua e dal ghiaccio. Non mi sembrava di acqua e di ghiaccio, sinceramente. Però va bene. Ok. Che cazzo è sta roba? Ah, ok, giusto. Che tra l'altro poi ho sbloccato anche la armatura nuova del Teostra, quella grado maestro, è fighissima, è più bella dell'altra. E poi mi hanno dato anche questo perché ho completato una missione secondaria. Non è carina, dai, niente di particolare. Va bene. Spada lunga magari del mostrone nuovo che abbiamo sconfitto. Vediamo un po'. Che bella. Molto bella. No, torna indietro. 340, mamma mia. Meno 25% di affinità però. Con l'elemento drago. Carina. Poi qua abbiamo tutte le altre serie, le altre... che non ne abbiamo neanche una da vedere perché dovremo affrontare bestiole particolari, immagino. Ok, va bene. Io allora a sto punto direi di chiuderla qui per quanto riguarda Monster Hunter. Non penso che ci sarà più di tanto da vedere, oppure anche una storia secondaria, forse, come è stato per Kamura, che ha proseguito, non lo so. Vedremo. Per il momento ci salutiamo, magari fermiamo un pochino con Monster Hunter, tanto non interessa a nessuno. In caso ci fosse qualcosa, fatemi sapere dopo questa storia, così almeno magari io me la vado a vedere da solo. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commentino se vi è piaciuto oppure no. Io vi ringrazio per aver seguito fino alla fine anche questa avventura su Sunbreak. E iscrivetevi al canale per seguire nuove avventure. E noi ci vediamo come al solito a un prossimo video. Ciao a tutti!